Nel decreto fantasma, in questo provvedimento da 400 miliardi di euro inesistenti che Conte ha annunciato, vi è una cosa vera e reale, un'unica cosa vera e reale, e l'ha proposta e l'ha rivendicata con forza da un mese ogni giorno Fratelli d'Italia, ed è l'estensione del potere della Golden Power, di questo strumento che esiste dal 2012 e che può permettere l'intervento dello Stato a bloccare le acquisizioni predatorie di imprese italiane da parte di soggetti stranieri, la estensione della Golden Power, come noi abbiamo sostenuto sin dai primi giorni di marzo, a alcuni settori vitali che ne erano scoperti, banche, assicurazioni, biomedicale, farmaceutico, alimentare, che sono assolutamente fondamentali, e l'estensione dei poteri della Golden Power anche nei confronti della minaccia di soggetti europei, francesi, tedeschi, e non li cito a caso, che vorrebbero approfittare della debolezza del sistema italiano e della debolezza della borsa italiana per comprare con poco asset strategici fondamentali del nostro paese. Questo potere Golden Power è stato inserito perché noi lo abbiamo rivendicato, ed oggi finalmente, almeno su questo punto siamo d'accordo, l'Italia, le imprese italiane sono più protette dall'aggressione delle imprese straniere, anche europee, che si potrebbe verificare nei prossimi giorni. Era necessario, era assolutamente vitale. Grazie a Fratelli d'Italia ci siamo riusciti.